li chiamavano pionieri di arditezze sociali e hanno cambiato il volto della nostra città e del nostro paese. Lavoro, educazione ed assistenza. Una storia avvincente che parla di donne, uomini e bambini. Il Novecento italiano rivive nelle vicende della società umanitaria. In mostra a Palazzo Morando e Palazzo Morigia dall'8 marzo al 6 maggio. Ingresso libero. Per informazioni www.humanitaria.it.